Greta Thunberg è arrivata a Madrid per la COP25, la giovane attivista invita i giovani alla marcia per il clima e denuncia: scioperiamo da un anno e non avete fatto niente, ora servono decisioni concrete. Francesca Biancacci. È arrivata a Madrid in treno, un lungo viaggio notturno da Lisbona, dove è raggiunta in catamarano dopo una traversata oceanica. Scortata dalla polizia spagnola, Greta Thunberg si è avviata verso la COP25, la conferenza sul clima giunta alla sua quarta giornata, con un tweet l'appuntamento per la marcia di sciopero del venerdì contro i cambiamenti climatici. Non mancate. Prima però la giovane icona della lotta per l'ambiente ha parlato in conferenza stampa. A fianco a lei la sua omonima africana, Lea, che da 10 mesi porta avanti lo sciopero per il clima nel suo paese, l'Uganda. Spero che questa COP25 porti a qualcosa di concreto, dice Greta. Stiamo scioperando da un anno, ma non è successo ancora nulla. Si sta ignorando la crisi climatica e finora non c'è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare così, vogliamo azione subito, insiste Greta, perché la gente sta soffrendo e morendo per questa emergenza. In strada la folla di seguaci, giovani e non solo, supera le aspettative. Greta guida il corteo. La battaglia per il pianeta va avanti. Con i populismi tornano le ideologie che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, monito di Papa Francesco contro quello che definisce il mondo dei pregiudizi. Ignazio Ingrao. Fate attenzione ai pregiudizi. Papa Francesco lascia il discorso preparato e va a braccio. Parla ai redattori della rivista dei Gesuiti, Aggiornamenti Sociali. Oggi, per esempio, in Europa stiamo vivendo il pregiudizio dei populismi, no? E si chiudono i paesi, si chiudono e tornano le ideologie, tornano le vecchie ideologie. Le vecchie ideologie che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale.